Siamo con Gianluca che viene da... Da Chirignago, dal centro Donorione, più nello specifico dall'azienda agricola del centro Donorione di Chirignago. Che qua siete venuti a fare sup. Siamo venuti a fare sup. Ragazzi a fare sup, prima volta. La prima volta abbiamo provato, proveremo questa esperienza di sup qui a Sottomarina e... È una cosa nuova per tutti, è una cosa, un'iniziativa molto bella che permette appunto, come iniziativa di turismo inclusivo, di sperimentare iniziative nuove e attività particolari, divertenti, e siamo molto contenti di partecipare. Per cui al termine della lezione chiederemo se siete soddisfatti. Certo, se siamo ancora interi. Siamo con Dennis, istruttore per il corso SUP per il turismo sociale e inclusivo. Di cosa si tratta questa iniziativa? Praticamente è un progetto che dell'US3 dove si cerca di far fare attività in spiaggia ai ragazzi, cioè beach volley, beach tennis, nel mio caso insegno paddleboard e quando c'è onda cerco anche di inserire i ragazzi, di inserirli nel surf per prendere anche qualche onda. E un'attività fantastica perché fa capire anche quanto sia bello amare il mare a questi ragazzi e tutta l'attività che ci gira intorno. Quanto gli piace? Guarda, sono già contenti, adesso loro è la prima volta che provano e già li ho fatti mettere con i piedi nell'acqua, gli ho fatto assaporare il mare, tutto quanto, non vedono l'ora di salire sulle tavole. Dunque l'entusiasmo loro è l'appagamento degli istruttori. Perfetto, allora ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.